Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video in cui vi faccio vedere dei profumi che ho terminato insieme a mia figlia e ve li descrivo molto sommariamente e vi dico la mia opinione su questi profumi. Allora, parto dal primo che è Acqua Allegoria o Allegoria, l'ho sentito chiamare in diversi modi, per me è meglio Allegoria, ma di Guerlain, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Si vede qualcosa? Vabbè, questo è il flacone. Allora, si tratta di un 100 ml. Questo tipo di profumo esiste in diverse varianti. Io ho preso il Granada Salvia, che è comunque un fruttato, contiene appunto il melograno e la salvia. Allora, che cosa vi dico di questo profumo? È abbastanza costoso perché costa 120 euro. È vero che è un 100 ml, però per quanto mi riguarda, mi aspettavo qualcosa di più, cioè un profumo più duraturo. È buono, eh? È estivo, noi l'abbiamo comprato quest'estate, l'abbiamo terminato, però sinceramente, mi aspettavo un pochino di più, siccome i profumi di Guerlain solitamente sono molto più persistenti. Ecco, questa è la mia nipotina che sentite in sottofondo. Ho già rifatto più volte il video, ma pazienza, se sentite qualche, insomma, un po' la voce della mia nipotina, abbiate pazienza, è così. E quindi questo qui io lo boccio in che senso? Non che lo boccio perché non è buono, ma per quanto mi riguarda, io spendere così tanto per un profumo che poi alla fine non mi dà questa soddisfazione e non è persistente, mi dispiace. Quindi io questo è un sì, ma è un no, è un ni, diciamo che è un ni, ecco, è buono, ma costa tanto per quanto mi riguarda e non lo riprenderei. Poi, il secondo profumo di cui vi parlo è questo qua di cui ho perso il tappo, che è un tappo fatto a fiorellino ed è il Dolce di Dolce Gabbana e questo è il Rosa Excelsa. Ecco, allora, questo qui che cosa vi posso dire? È un profumo buono, un profumo che comunque sa di rosa. La durata più o meno, insomma, e diciamo che tra le note ci sono il neroli, la rosa e il sandalo. Si sente comunque che la rosa ha qualcosa di diverso, deve essere il neroli quello che io vado a sentire. Diciamo che è un profumo buono, ma che non mi ha così tanto entusiasmato. Poi, passiamo al My Way di Giorgio Armani. My Way di Giorgio Armani per me è un grande, grande floppone perché io lo sento un profumo, allora è un profumo che dovrebbe avere come nota preponderante la tuberosa, ma io la sento molto chimica, cioè mi sembra un profumo veramente non per quanto costa, per quanto mi riguarda non è un profumo che mi fa impazzire. Tuberosa, bergamotto, gelsomino, vaniglia. Sarebbe anche buono, cioè le note sarebbero nelle mie corde, ma io lo sento chimico da morire, lo sento proprio un profumo chimico, non mi fa impazzire, cioè per quanto l'ho pagato, anche no. Ecco. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere, perché mi sono segnata due cosine. Allora, l'Hypnotic Poison, questo qua, è un 100 ml, questo è un eau de toilette, però comunque ragazzi non ha nessuna persistenza. A parte il fatto che io lo sento diverso dai primi usciti, cioè io mi ricordo quando è uscito Hypnotic Poison era un profumo che lo sentivi proprio, ti prendeva quasi la testa e questo è un po', sarà perché è un eau de toilette, ma l'ho trovato proprio un po' troppo blando. Comunque, come solita nota, cioè lo sento molto vanigliato come profumo, dolce, mandorlato, c'è cioè del sandalo, del muschio. Mi piacerebbe sulla carta, ma l'ho trovato proprio un po' poco persistente, ecco, per quanto è stato pagato. Questo qui era comunque un 100 ml di Eau de Toilette. Il prossimo è il Tyrose. Ecco, io questo profumo lo adoro. Allora, questo è finito, ne ho altri due, uno già a metà e un altro da aprire. Lo amo, se vi piace la rosa, per me questo è un profumo meraviglioso, è un eau de toilette ma ha una persistenza fortissima, quasi, cioè direi come un eau de parfum. Questo è un 120 ml, è in vendita tipo a 11 euro da notino, quindi una roba che costa niente. Lo usavo in gioventù e
costava molto di più, e della The Perfumer's Workshop lo promuovo a pieni voti, cioè questo profumo per me è top, 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 top. E mia nipote continua a farsi sentire e questo video è così, abbiate pazienza. Parliamo di Moschino Toy 2 Bubble Gum. Vabbè, cosa dire? A parte la confezione stupenda. Cicles, profumo di Cicles unito alla rosa, mi fa impazzire, mi piace tantissimo ed è molto persistente. Floreale fruttato, sa di frutta candita, rosa bulgara e gomma da masticare. Se vi piace questo genere di profumo, ve lo straconsiglio, poi anche guardate la confezione, troppo carina, bellissima. Gil Sander Sun, eccolo qua. 75 ml, di profumo, un profumo che esiste da tantissimo tempo, sa di prodotti solari, è buonissimo, c'è sandalo, vaniglia, ambra, patchouli, un talcato, mi ricorda proprio i profumi, l'odore delle creme solari. Buono, 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 adatto all'estate, mi piace da morire. Ed è anche lì sui 10-11 euro da notino, quindi se volete togliervi lo sfizio, lo potete prendere. Giordani Gold Essenza Blossom di Oriflame, si vede qualcosa? Si vede nulla? Allora, questo mi ha deluso, bellissimo il pack. Sulla carta mi doveva piacere perché c'è il gelsomino, c'è la pera, però poco persistente, no. No, assolutamente no, non lo ricomprerei proprio solo per questo motivo, perché non è persistente. Indra di Ulrich de Varenne. Questo qui, se vi piacciono i talcati a buon mercato, se vi piacciono comunque i profumi floreali con qualche agrume, con un po' di violetta dentro, questo a me non dispiace per niente, costa tipo 6 euro il 100 ml, quindi ridicolo il prezzo, però ve lo straconsiglio. Poi, Monoi di Yves Rocher, eccolo qua. Allora, Monoi di Yves Rocher a me piace tantissimo. Fammi sentire. Ecco proprio il profumo dell'estate. Per quanto mi riguarda, se vi piace il Monoi, questo ve lo consiglio. C'è del Monoi e del Mughetto, un 100 ml. Sì, lo ricomprerei assolutamente perché lo compro ogni estate. Stessa cosa il Tiare di Bottega Verde. Secondo me un po' si assomigliano questi ultimi due profumi. Qui c'è Cocco Tiare Gardenia. Sì. Un profumino carino da ricomprare, eventualmente lo ricomprerei. Ultimo profumo, e penso sia l'ultimo, sì, è il Love Spell di Victoria's Secret. Questo ne ho due, ne ho ancora un altro in uso. Allora, ragazzi, dolcissimo, dolce, fruttato, è un'acqua, per me è un'acqua profumata, infatti questo è un parfum, un body mist, diciamo, buono. Dolce, così ogni tanto perché è tanto proprio dolce, tanto fruttato e quindi deve piacere, deve essere il genere che, cioè deve piacervi il genere perché altrimenti lo trovereste troppo dolce e troppo, come si dice, proprio fruttato un po' da ragazzina. Ecco per capirci. Ed è un 75 ml. Bene ragazzi, io vi saluto, grazie e alla prossima, ciao!